Dopo il controllo medico effettuato all'ospedale Moscati, Michele Misseri è rientrato nella sua abitazione di Avetrana in via dell'Edda. Erano circa le 2.30 di notte quando zio Michele è stato riaccompagnato a casa dopo oltre 200 giorni di carcere. Il contadino di Avetrana, ora indagato a piede libero, è barricato tra le mura domestiche insieme alla figlia più grande Valentina, scesa lunedì da Roma, ancor prima della scarcerazione del padre, che ha sempre ritenuto colpevole dell'omicidio della piccola Sara. Le due nipoti di Michele, Daniela e Patrizia, si erano offerte di ospitare e accudire lo zio, ma Valentina si è imposta trattenendo con forza il padre, segnato psicologicamente da una vicenda che con l'arresto di Cosima potrebbe essere giunta al capolinea. Siamo in centro ad Avetrana e davvero in pochi vogliono parlare di questa nuova svolta nel caso Scazzi. Michele Misseri è stato scarcerato, se lo aspettava? Sì, già dal primo momento sapevo che non era lui il colpevole. Perché? Già si vedeva che non era una persona così crudele come ce l'aspettavamo. Pure troppo il tempo che è stato in carcere, doveva uscire prima. Lo aspettavo tutti che si scarcerasse, perché lui è innocente. Per noi risulta innocente. Chi è sbagliato con Paglia? Lo conosce personalmente? Personalmente sì, però vai in contatto con Parlamo, bicchiere di birra. Quando lavoravo stavo sempre in campagna. Mattina, sera, notte, giorno, Natale, Capodanno, sempre in campagna. Chi è sbagliato chi paga? Michele è una persona, diciamo, umana, una persona brava, che devo dire? Quindi per lei non è colpevole? Così qualche cittadino del paese, dopo l'ennesimo colpo di scena, forse l'ultimo, anche se Michele Misseri è tornato ad addossarsi le colpe dell'omicidio di quel maledetto 26 agosto, un nuovo estremo tentativo di salvare la figlia Sabrina e la moglie Cosima. Ma